Un trauma psichico grave per i genitori di Pierpaolo Panzieri è quanto ha riferito oggi il medico legale Andrea Mancini alla Corte d'Assise del Tribunale di Pesaro durante l'udienza nel processo a carico di Michael Alessandrini, il trentenne pesarese accusato di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e da futili motivi. Per Laura Gentilucci e Pietro Panzieri, rispettivamente la madre e il padre di Pierpaolo, è stato un trauma pesante e necessitano di un continuo sostegno psicologico. Questo è quanto emerso dalla visita medica sostenuta lo scorso 21 ottobre, due sedute mediamente lunghe, oggi descritte dal medico legale. Sono situazioni estremamente drammatiche in cui essere genitori di fronte a un figlio che viene, come dire, che subisce quello che ha subito, e non voglio, ripeto, entrare in ulteriori particolari perché è un anno e mezzo che riempite le pagine, le cronache di questo fatto. Sicuramente si tratta di una situazione in cui io spero veramente, permettetemi di non fare il medico legale, vorrei fare il dottore ogni tanto, spero veramente che questi due miei pazienti cerchino un aiuto, che prima o poi vengano invogliati dal desiderio di poter prima o poi voltare pagina. Lo spero francamente per loro. Anche oggi Alessandrini non era presente in aula, le sue condizioni non sono compatibili con il carcere, ha detto l'avvocato Cirulli. Secondo il legale servirebbe la rieducazione in una struttura REMS con terapie farmacologiche. A confermare la situazione anche le parole dell'avvocato Salvatore Asole. A mio giudizio, più si va avanti e più emergono le sue, diciamo, problematiche psichiche. Ci dispiace che il collegio non abbia disposto a suo tempo quel supplemento di perizia che noi avevamo chiesto, ma presumo che il collegio abbia già tutti gli elementi in mano poi per poter valutare quello che è il profilo psicologico dell'Alessandrini. Nella prossima udienza fissata al 4 dicembre saranno ascoltati l'ex fidanzata dell'imputato e un amico di Pierpaolo. In aula quel giorno potrebbe presentarsi anche il trentenne reo confesso dell'omicidio Panzieri, attualmente detenuto nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Intanto il pubblico ministero Silvia Cecchi, che ha seguito le indagini, ha consegnato alla Corte d'Assise e alle parti una memoria difensiva prima del pensionamento. Pubblico Ministero ha prodotto una memoria ex articolo 121, cosa che faremo anche noi prima della discussione. Ho avuto modo di prendere visione delle conclusioni del Pubblico Ministero. Vi posso dire che apprezzo la richiesta del Pubblico Ministero, che alla fine giunge a un bilanciamento tra l'attenuante della seminfermità e delle aggravanti, e per ora la pena richiesta dal pubblico ministero ci soddisfa enormemente e non è l'ergastolo.